ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Con queste penetranti parole del profeta Gioele, la liturgia ci introduce il mercoledì delle ceneri nella Quaresima, indicando nella conversione del cuore la caratteristica di questo tempo di grazia. E funde propitius. A Gerusalemme la prima celebrazione di questo mercoledì si svolge proprio nell'edicola del Santo Sepolcro, con una messa celebrata alle 6:30 del mattino dalla comunità francescana. Una celebrazione partecipata da fedeli locali e pellegrini. Nella pagina del Vangelo di Matteo, Gesù fa riferimento a tre pratiche fondamentali previste dalla legge mosaica: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Sono anche indicazioni tradizionali del cammino quaresimale per rispondere all'invito di ritornare a Dio con tutto il cuore. Fare la quaresima nel sepolcro, iniziarla proprio di fronte all'edicola del sepolcro, ha un senso profondo, perché questo gesto penitenziale ci porta direttamente alla luce della Pasqua. Questo è il senso profondo della celebrazione. La Basilica del Santo Sepolcro ha una liturgia particolare, con una lunga preparazione alla Pasqua che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Oltre ai riti che si tengono ogni giorno, il sabato e la domenica ci sono celebrazioni molto particolari. Il sabato pomeriggio si fa l'ingresso solenne del Patriarca di Gerusalemme con la processione solenne, poi la notte il Padre Custode viene giù per celebrare l'ufficio delle letture con la processione con l'Evangeliario intorno all'edicola del Santissimo Sepolcro e con la lettura del Vangelo della Resurrezione. Questa è una cosa interessante, che proprio nella Quaresima, solo qui nel Sepolcro, si annuncia il Vangelo della Resurrezione e girando all'edicola, intorno all'edicola, si canta anche l'Alleluia, cioè una cosa veramente strana sembra, ma qui nel Sepolcro ha un senso. Nel messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015 si legge tra l'altro: questo è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un tempo di grazia e richiama l'attenzione a un rischio di dimensioni mondiali, la globalizzazione dell'indifferenza. L'indifferenza verso il prossimo e verso Dio, scrive il Papa, è una tentazione anche per noi cristiani.